questa Africa presente in Italia, queste donne africane presenti in Italia hanno un ruolo importante, non solo per il nostro paese, il nostro territorio, ma anche in questa campagna fin dall'inizio si sono entusiasmate e stanno dando validissimi contributi nel portarla avanti. La parola adesso a Giovanna Boschis, presidente dell'APID, la parte femminile delle piccole e medie imprese italiane. Ho già partecipato ad un incontro a Dakar e mi sono trovata di fronte ad un mondo meraviglioso, fatto soprattutto di donne e di giovani donne. Io rappresento il mondo dell'impresa, sono infatti presidente nazionale delle piccole e medie imprese delle donne e riteniamo che uno degli strumenti che possa veramente aiutare le donne dell'Africa sia anche quello di renderle economicamente indipendenti là nel loro paese. Perché dico là nel loro paese e non qua? Perché altrimenti le risorse migliori delle donne scappano da questi paesi e cercano di andare in paesi dove a loro parere possono trovare maggiori risorse per poter sostenere poi la loro famiglia. Su questa strada noi ci siamo già impegnati in Burkina Faso, dove abbiamo sostenuto la creazione di una cooperativa di donne che estraggono il burro di karité e poi le abbiamo anche aiutate a trovare dei mercati, perché non basta soltanto produrre, ma poi bisogna anche riuscire ad esportare ciò che si produce. In questo momento sono 13 donne che lavorano in questa cooperativa, stiamo raccogliendo dei fondi per procurare loro delle nuove tecnologie in modo tale che da 13 donne possano arrivare 25 donne. 25 donne che lavorano vogliono dire sostentamento a 25 famiglie. Quindi la prima cosa che noi riteniamo di poter fare come organizzazione di donne imprenditrici è proprio questo, di trasferire del nostro know-how a delle donne africane che quindi possano a loro volta sul territorio costruire delle piccole imprese e rendersi economicamente indipendenti. La seconda cosa di cui sono stata stupita in modo molto positivo è la grande vivacità e la grande voglia di conoscenza che hanno le giovani generazioni. Veramente mi sono trovata di fronte ad un mondo di ragazze e ragazzi giovani che volevano sapere che cosa noi facciamo, in che modo loro potrebbero adeguarsi a quello che è il nostro modello di vita, che, dico la verità, non sempre è tutto positivo, però per loro probabilmente siamo un modello da imitare. Ecco, quindi cos'è la seconda cosa? La seconda cosa, per dare l'opportunità a queste giovani generazioni di avere una vita diversa da quello che hanno avuto le loro famiglie, quindi delle opportunità, è quella dello studio, cioè permettere non soltanto ai ragazzi ma anche alle ragazze di proseguire un percorso scolastico che possa portarle anche ad una scelta che sia meditata, ad una scelta di vita che può essere non soltanto il lavoro dipendente ma anche un lavoro indipendente. Quindi questi sono i due fronti su cui noi cercheremo di portare nel nostro piccolo ovviamente un aiuto a quest'Africa così, come si può dire, così in fermenta, così vogliosa di conoscere, così vogliosa di fare, e siamo sicuri che però anche noi abbiamo molto molto da apprendere da quest'Africa, quindi dovrebbe essere uno scambio reciproco di know-how, di opportunità, di voglia di fare e di voglia di sapere. Grazie.